Abbiamo già annunciato da un po' di giorni, noi siamo prontissimi per ascoltare in diretta telefonica, ovviamente da New York, Raff & Soul, che con Benji Candelario ci parleranno del loro nuovo singolo che si chiama Hold On. Pronto, Raff? Ciao Maria, mia grande amica. Come ciao, 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 sto benissimo. Ci sentiamo bene? Vi sentite bene? C'è il ritorno, sì, c'è il ritorno come quando ci sono i collegamenti tipo in televisione. Spero insomma che vada bene questo collegamento. Ci siamo? Sì, adesso ti sento bene. Ok, perfetto. Allora, so che sei con Benji Candelario, giusto? Sì, quindi intanto ne approfitto anche per salutare tutti i tuoi ascoltatori numerosissimi. Siamo in collegamento da New York, sono insieme al mio partner di studio Benji Candelario, quindi che è qui con noi. Benji, this is Maria. So hi Maria, how are you? Hi, I'm fine. Nice to meet you. Thank you. Benji ringrazia. Bene, allora proviamo insomma a non salirci addosso, comincio io per prima a non fare. Allora, io faccio una domanda e proverò a farla sia in italiano che in inglese, così la gente che ci ascolta capisce, e poi magari traduci tu o traduco io, vediamo chi arriva prima. Come vi siete conosciuti? Benji, how do you meet each other? We meet each other. That's a long story. I'm still trying to... Somewhere in... Dice, questa è una lunga storia che è ancora lucente di ricordare, ma ricorda in un bar in Sicilia. Ah, bene. Noi sappiamo che tu hai cominciato la tua carriera in uno studio molto molto famoso che si chiamava Shakedown Studio a New York, e quindi volevamo sapere come questo insomma ha influito nelle cose che insomma fai adesso. Okay. Quanto ti è servito? Se vuoi traduco io, se no traduci tu. Passiamo subito al volo, così abbreviamo i tempi, perché okay, abbiamo più tempo anche di fare di tanto altro. She wants to know she knows that you started a Shakedown Studio. What did you learn at the studio that you should do today, and what you're doing today in the studio? I worked with Art Rebecca in Shakedown Studios. A lot of it that I applied today in the studio is everything that I learned from watching him and learning arrangements and editing and knowing where things went, where, you know, to keep a momentum going. You know, Arthur was brilliant at that, so I was very lucky to be taken under his wing. Okay, l'ho imparato da proprietario, che è Arthur Baker, ha imparato anche di come fare gli arrangiamenti, l'editing, di come equalizzare i suoni, quindi anche in questo studio sono nati grandi artisti di classe mondiale come New Order, come George Michael, come tanti artisti in scala mondiale. Quindi sono passati dallo Shakedown Studio, dove Benji anche del suono e il tecnico, quindi questa parte delle sue radici adesso gli tornano utile oggi di quando produce musica in giro. Certo. Quando sei in studio, che cosa... Cioè, perché tu, noi ci siamo conosciuti in Sicilia, ci siamo ovviamente, siamo amici di lungo corso, io e Raff, che cosa prevale, no? Cioè, quello che hai imparato qua in Sicilia o di fatto quello che hai imparato in tempo, insomma, un po' più breve a New York? Credo che ormai è un misto di tutto. Già in Sicilia siamo un misto di tutto per secoli. Siamo greci, siamo africani, siamo... normanni, siamo spagnoli, francesi, quindi questo è il sangue, e la parte ritmica è la nostra parte fondamentale per quanto riguarda i siciliani, perché siamo anche africani, siamo neri dentro. Poi ho imparato a New York, ho assorbito anche tante altre influenze tra la Cina, dall'Arabia, posso dirti dal Latino, dall'Ecuador, dal Messico, quindi diciamo, in un certo qual modo la mia identificazione studio è il non avere un'identificazione, perché è un misto di tutto, quindi sono siciliano e sono New York oggi. Bene, allora adesso un'altra domanda per Benji. The music of today is more electronic, but you decided to produce a track with the live music instruments and singer that take us back in the day. Why? Cioè, adesso la musica va sempre più verso l'elettronica, tu invece hai deciso di fare un disco che ha comunque qualcosa a che fare con il passato. Perché?
Okay, when you both decided to produce something like back in the day, even the, today it's more electronic, it's more like a future, but... when he brought, I was very interested because I knew the record. I knew that the record was like an old hit. So I just wanted to combine new songs with something, with a song, because everything's electronic, but there's no good song. So hopefully the transition between my mix and his mix will actually, you know, fulfill everybody on the dance floor. Ok, dice in poche parole il progetto che io gli ho presentato, grazie alla nostra amicizia mi ha portato a contattarlo. Lui è interessante quello che è il tornare indietro nel tempo, che è quello che manca oggi nella musica. È tutto elettronico, quindi manca quel tocco di calore. Abbiamo visto dal video che è stato scelto Ruff Jerry Williams, che è un musicista del coro ufficiale gospel di New York. Quanto è stato di aiuto in questo lavoro? Guarda, questa è una bella domanda. She said how useful was Jerry Williams about this work, but questa è una domanda che faccio rispondere direttamente a Jerry Williams, perché l'abbiamo direttamente al telefono. Wow. In quindi sarà lui a risponderti in persona. Bene. Che è il direttore del coro gospel di New York, quindi aspetta un attimo. Hai sentito Don Maria? Sì, sono molto contenta. Hey Jerry, yes. Hey, you're an air of Radio Action, Sicily, Italy. She said, what kind of a contribution you gave to be for this project? Well, I am the the keyboardist, and I gave it a little style and flavor with the with pianos and the synthesizer sounds, and I just gave it a little gospel flavor to it. Lui dice in poche parole che lui ha messo la sua esperienza in studio di registrazione. Bene, bene. Poi volevo sapere anche un'altra cosa, e parlo con te, Raff. Il vostro lavoro in studio comporta anche fare il mixaggio finale per avere una qualità audio perfetta. Anche per questo avete voluto il meglio, avete affidato in parte della qualità audio a un ingegnere del suono vincitore di un Grammy, no? Sì, la parte fatta all'ingegnere del suono Dave Davington. È un ingegnere del suono che ha collaborato per grandi artisti come Sting, come George Benson, quindi grazie a questo contatto con Benji Candelaro abbiamo avuto l'onore di dare il massimo della perfezione a livello di tecnica audio. Questo è stato fatto alla Hit Bass Studio Recording in New York. È stato un grande onore per me, perché essere stato in contatto, lavorare in studio con un Grammy Award come Dave Davington. Certo. Ancora qualche domanda. Volevo sapere da Benji come si è trovato a lavorare con un italiano, no? Perché insomma si dicono tante cose di noi, no? How do you find working with an Italian guy? Yes, with an Italian DJ. It's an honor for me to be accepted in Italy and to actually have fans in Italy and to actually be able to work with an Italian producer, you know? È stato un onore lavorare con un DJ producer italiano. Questo è stato molto carino come risposta. Io onorato di aver lavorato con lui. Bene, vi siete insomma fatti i complimenti. Allora, prima di concludere, di fare presentare il singolo proprio a Benji, volevamo sapere dove possiamo reperire il disco in Italia. Questa produzione è precisamente il 3 giugno 2016, su tracksource.com, poi di volta in volta verrà pubblicata in altri portali di musica online. Perfetto. Si chiama Hold On, Benji Candelario e Raffle Soul, Hold On, pubblicato su Stella Record, l'etichetta discografica, anzi ancora meglio, la sotto etichetta discografica di DJ Sync del New York di Vizio Simoni. Bene, perfetto. Allora possiamo avere il piacere di ascoltare il disco, ma ci salutiamo e lo annuncia Benji? Ok, you want to introduce the song before to say ciao to everybody? Hi, this is Benji Candelario and you're about to listen to our new song, Hold On by Raff and Soul and Benji Candelario.
Candelario. Ok, vi ha presentato il brano Rough and Soul e Benji Candelario da featuring Tony, Hold On su Stella Record per tutti gli amici di Radio Action. Spero che il collegamento dalla città di New York sia stato il più chiaro possibile, in modo da darvi informazione e di aver avuto anche il piacere di stare in contatto con voi. Certo, thank you so much. Alla prossima, ascoltiamo il pezzo. Ciao ragazzi, buon lavoro. Don't you ever feel sad? Lean on me when times are bad. When the day